Senigallia e molto probabilmente qualcuno di voi dirà: ma cosa ci fa un'orina a Senigallia? Sono qua per il Summer Jamboree, che è un festival dedicato alla musica e cultura degli anni 40 e 50. È un festival molto importante perché è il più importante in Europa e il terzo festival della musica più importante in tutto il mondo. Questa è la 15ª edizione ed è un festival che coinvolge un po' tutta la città, quindi ci sono eventi, bancarelle nel centro storico, lungo la spiaggia, quindi sul lungomare. E io ho scelto oggi perché oggi in programma c'è questa festa hawaiana che si tiene sulla spiaggia, dura fino all'alba. Quindi sono molto curiosa di andare ed è la primissima volta che siamo a questo festival, quindi ci sono tantissime cose da fare e da vedere. Io direi di iniziare subito. Be a wallflower, you're the prettiest girl at the dance. Baby, don't be timid, you're the prettiest girl at the dance. Durante questo festival si tengono 42 concerti ospitati in 4 palchi distribuiti un po' per tutta la città, centro storico, lungomare, e c'è anche la presenza di qualche artista di fama mondiale. Quello che vedete dietro di me invece è un mercato vintage molto carino, perché ci sono tutte queste bancarelle dove trovate vestiti, scarpe, borse, costumi da bagno, qualsiasi cosa che possa servire per costruire un total look da pin-up. Come on, pretty baby, now won't you take my hand? E per chi non è pratico con il make-up e l'acconciatura con i capelli, ci sono dei professionisti che vi aiuteranno a creare queste acconciature in perfetto stile anni 40 e 50 e un make-up da pin-up. Quali sono i tratti distintivi di un look da pin-up? Allora, diciamo che sicuramente il trucco rappresenta moltissimo la pin-up, quindi le liner, che ha questa linea che allunga l'occhio a codina di rondine, e le gote e il rossetto rosso sono, diciamo, le linee distintive. E poi c'è comunque l'acconciatura, che è molto importante. È di facile realizzazione a casa? Si può riprodurre qualcosa di simile a casa o ci vuole comunque un po' di... Diciamo che ci vuole manualità, sicuramente. Ci vuole un po' di manualità per riuscire a realizzare un'acconciatura pin-up. È come il trucco. Ci vuole un po' di pratica. Esatto, bisogna fare pratica. You ain't nothing but a hand dog, you're crying all the time. La musica che sentite viene da questa scuola di ballo di me. Si stanno scatenando, sta venendo anche me voglia di ballare, quindi ci provo. Andiamo a fare un po' di boogie woogie, anche perché qua danno delle lezioni gratuite di ballo. Siamo nella rocca della città di Senigallia e qui sono raccolte le foto di Marilyn Monroe scattate da George Barris. George Barris è stato l'ultimo fotografo professionista che è riuscito a scattare delle foto a Marilyn Monroe prima della sua prematura scomparsa. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me. Hawaiano, e si andrà avanti a festeggiare.
everybody's learning how. Come on a safari with me.